è la figlia di Ciarcialle ed è venuta dall'America, si la messa e lascia America e lo cappella all'ariola. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia du parla. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia du parla. Benvenuti gentili telespettatori ad una nuova puntata di Terra d'Oro, un programma di informazione sulle tradizioni culturali e popolari del nostro territorio. Oggi ci troviamo a Guardiagrele in occasione della Festa del Pane, la terza edizione del Pane in Festa, c'è pane, pane il sottotitolo. Siamo in compagnia, li vedete già accanto a me, di Pino Iubatti e della signora Teresa Capuzzi, presidente del Centro Commerciale e Naturale appunto di Guardiagrele. Pino, vogliamo spendere due parole sul pane, questo alimento importantissimo che è sempre presente proprio sulla tavola degli italiani. Sì, degli italiani e degli abruzzesi in particolare, soprattutto parlando di comprensori, perché l'Abruzzo si suddivide in tanti sottoquartieri, lasciatemi passare questo termine, perché siamo pieni zeppi di tradizioni e tu sai che la tua trasmissione è fatta su queste basi e allora siamo a casa nostra. Non vorrei fare un paragone subito, immediato, con la mia recente visita alla Festa del Pane che si è tenuta a Mantova, perché ho già assunto da parte della nostra ospite delle notizie strabilianti che vorremmo, almeno per quello che riguarda la mia competenza, sviluppare poi in fase di montaggio per fare dei confronti che sono veramente lusinghieri. Signora Capuzzi, dicevamo prima terza edizione, quindi una manifestazione ormai consolidata nel tempo. Sì, una manifestazione consolidata e che ha avuto sempre più successo di partecipazione di pubblico. Noi abbiamo cominciato addirittura prima che ci fosse la Festa Nazionale del Pane. Questa è la terza edizione, infatti abbiamo messo il nostro sottotitolo, che era il titolo principale della prima edizione, c'è pane e pane, cioè c'è modo e modo di fare il pane. Noi abbiamo tutta la voglia di ricollegarci a quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre radici, però le vogliamo presentare alla luce di tutta quella che è la nuova tecnologia, quindi abbiamo forni all'avanguardia e fornai che sono al corrente delle più moderne tecniche di panificazione. Diverse giornate dedicate proprio al pane, che cosa è possibile? Qui siamo in uno stand proprio dedicato al pane, vediamo anche tantissimi dolciumi, tante pizze, quindi diciamo tutti quelli che sono interessati, tutti i consumatori potranno acquistare il pane, pizze a volontà. Pane, pizza a volontà, diversi tipi di pizza, siamo arrivati anche alla baguette per dare un tono un po' più internazionale alla manifestazione, però voglio ricordare che noi l'anno scorso abbiamo presentato la nuova farina del Molino Alimonti, che è la farina del pane antico, una miscela di farine con anche un'aggiunta di integrale e di germe di grano tostato. Ci teniamo a dire che è un pane antiossidante, quindi consigliabile dai più giovani ai più anziani.
Tantissimi fornai anche provenienti dai paesi vicini, dai centri vicini, qui per partecipare alla festa dedicata al pane. Sì, voglio dire che i fornai di Guardia Grele costituiscono veramente un bel gruppo, un gruppo da imitare, perché sono solidali fra di loro, si aiutano, addirittura sono stati coinvolti, oltre ai fornai di Guardia Grele, il panificio Minidio di San Domenico, il panificio di Casa Canditella, di Vacri, quindi ci sono tante persone che vengono da fuori e che condividono il nostro spirito. In tanti consumano parecchio il pane casereccio, un pane molto particolare, ma forse c'è da sfatare anche un mito su questo tipo di pane. No, il pane casereccio è un mito, io sono del parere che il pane casereccio con i dovuti controlli è una tradizione che noi dobbiamo mantenere e solidificare. Bisogna andare comunque a fondo alle cose, bisogna considerare che oggigiorno non ci sono dei controlli e quindi in tanti forni a legna viene fatto il fuoco con le potature delle vigne, con i disserbanti. Ci dovrebbe essere più controllo, come si dice un po' per tante cose oggigiorno. Allora lanciamo adesso invece l'intervista che abbiamo realizzato in compagnia di uno dei fornai presenti proprio qui nello stand dedicato alla festa del pane. Siamo insieme a Camillo Adorante, uno dei fornai che ha partecipato alla festa del pane di Guardia Grele. Allora vogliamo parlare delle fasi della lavorazione del pane, come si fa il pane? Il pane fatto noi lo facciamo ancora nel modo tradizionale, si inizia dall'impasto, dal primo impasto, si mette acqua, lievito naturale, farina, sale e si lascia impastare nell'impastatrice per una ventina di minuti. Una volta impastati si dà un primo riposo che è di circa un'ora, poi si pesa, si fa la pezzatura, si pesa un po' pesato pezzo per pezzo e si fa un altro riposo una ventina di minuti e poi si fa di sale, forme, cuscinetto, filone, cose, si lascia riposare un'altra ora e poi va infornato e cotto al forno che dura circa un'ora a secondo le pezzature. Qual è il segreto per avere un buon pane? Il segreto per avere un buon pane innanzitutto bisogna rivolgersi da un fornaio di fiducia, perché oggi il pane si trova ovunque e quindi è un po' delicato, fanno il pane surgelato, fanno pane precotto, ne fanno di tutto. Quindi bisogna trovare il fornaio all'artigiano ancora che produce, fa, vende, si alza la notte, si alza la notte, vedi là tutte le notti con la luce accesa, là stai tranquillo che trovi il pane, buone pane per buono. Per quanto riguarda invece la cottura è una fase importantissima per avere anche del buon pane. Sì, la cottura è una fase importantissima e ci vuole tempo. Per cuocere il pane ci vuole tempo. Allora, il pane da un chilo un'ora, mezzo chilo 45 minuti, 250 grammi mezz'ora, all'incirca poi scala man mano che la pezzatura è più piccola, cuoce più veloce. Il nostro metodo di cucinarlo è come il metodo antico. Il metodo antico che si cucinava con il forno a legno di una volta, si riscaldava il forno, si puliva tutta la brace, il fuoco che ci stava dentro, si infornava del pane e si lasciava là per un'ora, un'ora e mezza fino a che era cotto. Noi più o meno facciamo la stessa cosa, il forno lo portiamo a una temperatura di circa 230 gradi, 240, inforniamo, poi si abbassa la temperatura del forno a 150 gradi, che quello impiega un'ora a scendere a 150 e avviene la cottura in decadenza praticamente. Ecco, dal passato ad oggi che cosa è cambiato? Il fornaio lavora di più o lavora di meno? O lavora meglio rispetto a prima? Lavora meglio perché la tecnologia ci ha aiutato. Una volta si impastava a mano dentro l'impastatrice, dentro alla vasca era pesante, adesso c'è l'impastatrice che impasta, c'è le macchine, che la macchina per pesare il pane, c'è la macchina della formatrice. Adesso è cambiato di molto. Ecco, poi vediamo appunto delle macchine, vogliamo spiegare un po' a che cosa servono e anche i loro nomi? Sì, noi abbiamo l'impastatrice che serve per impastare il pane e ce ne stanno di diverse grandezze a seconda dei quantitativi che si devono fare, parte da 20 kg fino a 3 quintali di impasto. Poi ci stanno le spezzatrici che servono per spezzare il pane, sia grandi che piccoli, la stessa cosa a seconda delle pezzature che si devono fare. Poi ci stanno le macchine che fanno i panini, che avvolgono i panini, vengono messi questi pezzetti pesati e li avvolgono.
E poi ci sta la macchina per tagliare il pane, una volta cotto il pane c'è la macchina che lo taglia e la fa a fettine, poi va confezionato, incartato e va messo sul banco di vendita per dare comodità al cliente, in modo che prende la fetta, una fettina alla volta. Tutto quanto pronto. Già pronto. E dopo aver scoperto anche insieme alcuni segreti sulla cottura del pane insieme al fornaio che abbiamo appena ascoltato, ci ha raggiunto il sindaco di Guardia Grele Mario Palmerio. Allora, grande soddisfazione per la città di Guardia Grele che ha visto tantissime presenze in occasione della festa del pane. Senz'altro, si tratta di un'iniziativa del Consorzio Centro Commerciale Naturale formidabile. Quest'anno abbiamo avuto un successo superiore alle aspettative, molti visitatori e molti che hanno apprezzato quest'arte antica fondamentale nella vita dell'uomo. Una manifestazione che si va ad aggiungere anche alle altre notevoli manifestazioni che si organizzano nel corso dell'anno proprio qui a Guardia Grele. Sì, sì. Attualmente è in corso anche un'altra manifestazione, la piccola città dei mestieri alla Villa Comunale nell'ex convento, che fa da pandà a un'iniziativa proprio dell'ente mostra del mercato dell'artigianato della Maiella che si tiene dal 1 al 20 agosto. In ogni modo vorrei ritornare su questa festa del pane, c'è qualcosa di nuovo, il titolo è Il pane in festa, in realtà una volta dove c'era pane c'era festa, proprio perché il pane rappresenta almeno per la nostra cultura, la cultura italiana e abruzzese, qualcosa di fondamentale. Il pane è una categoria spirituale, una categoria logica, si vede dai nostri proverbi, dai nostri modi di dire e quindi è possibile leggere proprio nel pane, nel rapporto che noi abbiamo con il pane, la trama dei rapporti sociali, familiari, rapporti affettivi, che ne so, si dice togliersi il pane di bocca, quando diciamo una pagnotta, in dialetto ovviamente bisognerebbe dirlo, no? Che quando una pagnotta si è scocchiata non si può riappiccicare, cioè i rapporti familiari, la moglie e mezzo pane, cioè ce ne sono tantissime che dimostrano proprio la fondamentalità, proprio il rapporto ontologico della nostra cultura con il pane. E poi pensiamo alla nostra storia religiosa, il cristianesimo. Nel cristianesimo il sacramento fondamentale è la comunione. Comunione proprio, cioè pane, pane azimo, pane lievitato, noi siamo il lievito nella massa e quindi non mi vorrei diffondere di più, ma voglio solo mettere in evidenza l'importanza di questo alimento. Qui poi viene fuori la creatività. Oggi in una società che si dice affluente, ricca, il pane si mangia di meno, però si può mangiare in una maniera più creativa, lo dimostrano i nostri fornai nel modo ludico con il quale trattano questa farina e riescono ad elaborare modalità diverse di forme, di tipi e quindi mettere anche in evidenza, oltre alla nostra storia ricchissima, quindi la cultura italiana è ricchissima quanto a forme e tipi di pane, anche la loro creatività individuale e quindi da questo punto di vista effettivamente a Guardia Grele il pane è in festa. Ecco Pino, prima accennavamo all'aspetto ludico, vogliamo anche approfondire invece quello che è l'aspetto pedagogico di questa festa? Sì, ecco, hai fatto bene a ridarmi il microfono Paola, ti ringrazio, perché prima ho fatto il paragone con la festa del pane. Devo essere preciso, il titolo a Mantova era Bello come il pane. Ora la signora Capuzzi aggiungerà di suo tutto lo svolgimento di questo tema, che mi sembra parallelo, perché l'aspetto pedagogico a Mantova era quasi primario. Non ho altro da aggiungere. Signora Capuzzi, parliamo appunto della partecipazione di tantissime scolaresche qui nello stand dedicato al pane. Certo, abbiamo invitato le scuole di ogni ordine e grado, dalle materne all'istituto tecnico commerciale, al liceo scientifico. E durante le visite degli alunni sono stati presenti i tecnici del Mulino Alimonti, che è il nostro sponsor principale e che ci ha sostenuto
tantissimo per realizzare questa manifestazione e dicevo questi tecnici sono stati a disposizione per illustrare i diversi processi di panificazione, i diversi tipi di farina, tutti gli ingredienti impiegati, hanno dato anche nozioni sui valori nutrizionali del pane, insomma tutto ciò che può servire a rilanciare questo tipo di alimento sulle nostre tavole, che abbiamo visto che negli ultimi anni il pane è stato un po' abbandonato a vantaggio dei prodotti messi in vendita dalla grande distribuzione, quindi merendine e altre robe varie, che certo hanno contribuito a rendere i bambini italiani fra i più obesi dell'Europa. Sindaco, vogliamo fare ancora un'ulteriore riflessione su questa festa del pane? Beh, un'ultima che mi veniva sollecitata dall'affermazione di Pino, della manifestazione di Mantova, bello come il pane. Bello come il pane, di solito si dice buono come il pane, e poi da quello che diceva la signora Teresa Capuzzi veniva fuori il vero del pane, quindi in pratica nel pane, legando alla riflessione precedente, a livello ontologico ritroviamo proprio quelle che sono le tre primalità dell'essere, il vero, il bello e il buono. Ecco, signora Capuzzi, invece lei per concludere? Volevo aggiungere che noi sabato pomeriggio abbiamo stabilito un'ora di ricevimento della comunità albanese presente a Guardia Grele. Questo perché nel nostro piccolo vogliamo favorire un intreccio di culture, vogliamo favorire la pacifica convivenza fra i popoli. Anche per oggi dalla festa del pane di Guardia Grele è tutto, non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento con una nuova puntata di Terra d'Oro a martedì prossimo alle 21. Con amore, fanno le penne senza sapore, sciuolnente sciura a rete, sbatte il culo sopra le prete, e come gli fa, ne puzza ramandine, e gliele tinghi una cosa che si impiccia, ma si impiccia lui parla, e come gli fa, ne puzza ramandine, e gliele tinghi una cosa che si impiccia lui parla.